L'innovazione fa sparire molti lavori, ma ne farà nascere molti altri ancora da scoprire. Una domanda che spesso ci si fa di fronte a questo avanzare tecnologico così impetuoso e così rapido è se fra 50 anni esisteranno ancora posti di lavoro. Abbiamo visto questa trasformazione nel corso degli ultimi 150 anni. 150 anni fa il 70% della forza lavoro di tutti i paesi occidentali lavorava in agricoltura. È arrivata una rivoluzione industriale e tutte queste persone che lavoravano in agricoltura hanno perso il loro posto di lavoro, ma hanno guadagnato posti di lavoro in fabbrica. Quindi il cambiamento comporterà un cambiamento nel mix di posti di lavoro, ma non necessariamente una diminuzione. Il cambiamento del mix comporta che certi tipi di lavoratori beneficeranno e altri tipi di lavoratori ne soffriranno. I tipi di lavoratori che beneficeranno saranno quelli ad alto livello di capitale umano, ad alta scolarità e ad alta propensione all'innovazione. I lavoratori che più soffriranno di questi cambiamenti saranno quelli a bassa scolarità e a basso livello di capitale umano. Un esempio, secondo me, importante è quello dei camionisti, perché i camion saranno guidati da computer intelligenti e quindi la domanda di lavoro per chi è specializzato nel guidare un camion sarà sempre minore.